Un giorno importante dopo non poche difficoltà, ma finalmente ci siamo. E con orgoglio che finalmente quando le istituzioni lavorano assieme fra di loro i risultati non si fanno attendere. È quello che abbiamo fatto come Ferrovie dello Stato, Comune e Regione Siciliana. Abbiamo lavorato per garantire ai cittadini una mobilità sostenibile in chiave ecologica, come lo stesso Libro Bianco 2001 sui trasporti peraltro richiede. Il trasporto su rotaie è meno inquinante e l'utilizzo del mezzo pubblico collettivo invece di quello individuale privato, peraltro con basso coefficiente di riempimento perché i cittadini camminano spesso da soli con la propria autovettura in città, consente sicuramente di ottimizzare l'economia globale dei trasporti. E in questo senso la Sicilia è una piattaforma strategica sul Mediterraneo, lavoriamo tutti assieme, abbiamo 3 miliardi di investimenti in Sicilia come Ferrovie dello Stato per garantire questa prospettiva guardando soprattutto ai giovani, al lavoro, all'occupazione e alla legalità, che con i protocolli antimafia stiamo cercando di monitorare le infiltrazioni della criminalità organizzata sui cantieri. Certamente non potranno avvenire per Ferrovie dello Stato e grazie al prefetto di Palermo che è molto attento con il gruppo Interforze. Ecco, c'è ancora molto comunque da fare per la Sicilia. Cosa avete in programma per il futuro prossimo? L'impegno più importante è quello del contratto interistituzionale di sviluppo sottoscritto con il Ministero dello Sviluppo Economico, con il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, con il Ministero dell'Economia e poi con la Regione Siciliana e Ferrovie dello Stato. Quello prevede che l'alta velocità light vi sarà anche in Sicilia, realizzeremo subito un progetto esecutivo della linea Palermo-Catania ad alta velocità light che collegherà anche Messina e quindi il corridoio 1 che certamente darà a Essing-La Valletta prospettive di integrazione dell'intermodalità anche in Sicilia.